Quest'8 marzo 2016 celebriamo la quinta edizione del premio Donne Pace Ambiente Wangari Maathai, un premio al quale teniamo molto, che ha ricevuto negli anni molti patrocini istituzionali e che serve a valorizzare e dare visibilità all'impegno delle donne in difesa dell'ambiente e del diritto alla salute. Quest'anno, ci teniamo molto a dirlo, abbiamo deciso di dedicare il premio a Berta Caceres, che è una leader indigena honduregna che è stata brutalmente assassinata alcuni giorni fa, il 3 marzo, proprio in virtù del suo impegno. Questo è un premio dedicato alle guardiane della terra e siamo molto contente di essere qui anche quest'anno. Questo premio arriva, come dire, come una sorpresa meravigliosa, perché è un premio che viene dato ad un impegno non mio, ma un impegno di una intera collettività di tante donne e tanti uomini che hanno, come dire, combattuto con convinzione, con argomenti, uno dei progetti più impattanti dell'Adriatico, la costruzione della piattaforma offshore Ombrina. Io innanzitutto, come madre ma anche come attivista all'interno del coordinamento No Elettrodotto Villanova Gissi, ho iniziato documentandomi, informandomi su quello che avrebbe comportato la realizzazione di quest'opera e ho anche partecipato ai momenti di opposizione dei proprietari terrieri all'esproprio. In seguito a questa mobilitazione mi sono vista recapitare 24 citazioni in giudizio civile con una richiesta di risarcimento danni complessivamente pari a 16 milioni di euro. In questo momento sto affrontando le cause in tribunale, perché a differenza di altre persone, quali proprietari che hanno in qualche modo barattato la rinuncia a queste citazioni con il passaggio per la realizzazione dell'opera, sto andando avanti, cioè non... Ho cercato di non avere paura. Perché noi dobbiamo combattere, oltre contro gli ostacoli che normalmente abbiamo, dobbiamo combattere anche contro l'apatia e l'indifferenza delle persone. E questo forse è un lavoro molto ma molto difficile da farsi, però noi coraggiosamente lo facciamo. Sono un medico, un oncologo in prima linea a supporto di chi combatte per l'ambiente, di chi combatte sostanzialmente per il futuro della nostra terra. Noi mettiamo a disposizione quelle che sono le conoscenze scientifiche che troppo spesso vengono travisate e diciamo utilizzate in funzione di interessi che non sono quelli che ci appartengono, e questo noi lo vogliamo denunciare con forza e con coraggio. Questo è un tema che mi vede impegnata insieme a tutti i medici per l'ambiente, perché veramente il tema della salute è un tema prioritario che unisce tutti e soprattutto unisce le donne, perché siamo le prime ad avere a cuore la salute dei nostri figli, e quindi difendendo l'ambiente difendiamo la vita e difendiamo soprattutto il futuro delle generazioni che verranno. Noi lottiamo da tanto tempo per quella che è un cambiamento della mentalità, quindi culturale, prima che economico, prima che diciamo commerciale, di qualsiasi altra natura, e negli ultimi anni ci siamo dedicati ad una battaglia in particolare, che è quella per l'endometriosi, perché è una malattia in cui è stata scientificamente dimostrata una correlazione tra inquinamento e cronicità della malattia stessa, e quindi diciamo, come si fa a parlare di riconversione in una città quando è negato il diritto alla vita, e che dovrebbe essere il diritto fondamentale, ovviamente. Bisogna parlarne, anche quando ti dicono che stai facendo crollare il mercato immobiliare di una determinata zona, perché denunci gli scempi che sono avvenuti, gli interramenti di rifiuti tossici e quant'altro, se ti dicono che magari stai creando problemi ai prodotti di una determinata zona, all'economia. Sono orgogliosa di questo premio, ce ne sono stati tanti negli anni, però quando i premi arrivano dalle associazioni, arrivano dalla gente che si adopera per fare le cose, non c'è niente da fare, sono quelli più graditi, perché significa un riconoscimento per quello che si fa insieme, cercando di cambiare qualcosa. E oggi ci sono tante donne premiate che veramente, insomma, si sono portate sulle spalle il peso di battaglie importanti, quindi, come dire, io posso aver dato il mio piccolo contributo con il mio lavoro, fatto anche questo di passione, ma che non può mai essere eguagliato alla passione che queste persone fanno semplicemente per amore della loro terra.